Tribunale di Milano, in nome del popolo italiano, dichiara non doversi procedere nei confronti di Silvio Berlusconi in relazione al reato ascrittogli, perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione. Prosciolto perché il reato è prescritto. Non sono bastati 5 anni per arrivare in tempo a una sentenza di merito, ma la norma è chiara: se avessero avuto elementi per farlo, i giudici avrebbero dovuto assolvere. Ecco perché il pubblico ministero è scontento e ammutolito, ma gli avvocati di Berlusconi sono soddisfatti a metà. È una decisione che, pur se non ci soddisfa, non ci dispiace del tutto. Si intende che ricorrerete contro la prescrizione? Noi abbiamo l'auspicio di avere una soluzione piena per l'insussistenza del fatto. Crediamo che il presidente Berlusconi lo meriti. Comunque una prescrizione a Milano per il presidente Berlusconi è un successo. Insomma, tutti, almeno a parole, valutano il ricorso in appello. Il PM, che aveva chiesto una condanna a 5 anni per Berlusconi, nella requisitoria aveva ricordato la Cassazione che, pur prescrivendo Mills, l'aveva riconosciuto responsabile per aver ricevuto $600,000 come regalo per aver reso testimonianze reticenti in favore di Berlusconi nei vecchi processi sulle tangenti alla Guardia di Finanza e Oliberian. Per la difesa la storia è tutta diversa. Quei soldi non erano di Berlusconi. Non c'è prova di un accordo corruttivo. Gli avvocati volevano una soluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Non l'hanno avuta. Ma il giudizio storico è una cosa e la giustizia invece parla solo con le sentenze. Ecco perché all'assalto dei cronisti il giudice Francesca Vitale risponde solo con un gesto che vuol dire: leggerete le motivazioni entro 90 giorni. Una corsa che cominciano in due, Mills e Berlusconi, e che poi però si sdoppia. La prima, quella dell'avvocato inglese, arriva fino alla Suprema Corte, che lo assolve sì per prescrizione, ma indica comunque Mills come il corrotto della storia. La seconda, quella dell'ex premier per la procura e il presunto corruttore, si rivela invece una tortuosa corsa d'ostacoli decisa solo al photo finish dalla prescrizione, con il paradosso di avere adesso un corrotto senza avere un corruttore. Ed è il frutto di anni di schermaglie tecniche, ma anche di leggi che le opposizioni chiamano ad personam, due lodi finiti davanti alla Corte Costituzionale poi bocciati, due ricusazioni dei giudici chieste e rigettate e in mezzo legittimi impedimenti, sospensioni, malanni del testimone Mills, tempi di prescrizione che si accorciano e si allungano come una molla, con il rischio di perdere di vista l'oggetto del processo. Se cioè Berlusconi, come sostenuto dall'accusa, abbia davvero comprato eppure a caro prezzo la reticenza di Mills, testimone in cui lui, Berlusconi, era imputato. Lo stesso Mills, messo sotto pressione dal fisco inglese, sembrava confessare in una lettera al suo commercialista il presunto legame fra quei $600,000 ricevuti e non dichiarati e l'aver tolto da un mare di guai Mr. B. Ma mentre Mills ritrattava e finiva comunque condannato nei primi due gradi di giudizio, il coimputato Berlusconi, tornato a Palazzo Chigi, promuoveva il lodo Alfano e così facendo indirizzava il suo processo su un binario parallelo dove si procedeva ad andatura ridotta tranne accelerazioni nel finale. E come siano andate le cose, i giudici oggi non hanno potuto spiegarlo. Tempo scaduto, corsa finita. Il giudice, donna, non ha ancora finito di pronunciare la parola prescrizione, che sulla rete è già invasione. In un lampo i giornali di tutto il mondo cambiano i titoli in prima. Su Twitter si scatena Alfano. Prima solo la notizia, secca, ma con il secondo tweet il commento arriva ed è tutt'altro che un cinguettio. È finita la folle corsa del PM e il tentativo di taroccare il calcolo della prescrizione. A Gasparri il compito di dichiarare ufficialmente aperta la crociata, la chiama così, anti-PM in Parlamento, perché dice questa gente deve essere allontanata dalla magistratura. Così il sorriso liberatorio che abbiamo visto sul volto di Ghedini in tribunale, in politica si fa ghigno. Tutto finito bene? No, è finita malissimo per il fedelissimo Napoli, perché la prescrizione non rende giustizia a un innocente. Non alzate per favore ipocriti polveroni contro i PM e l'invito della Presidente del PD Finocchiaro per cercare di nascondere una sentenza che non è di assoluzione ma di altra natura. Dal segretario Bersani la provocazione sotto forma di appello: se Berlusconi cerca l'assoluzione, rinunci alla prescrizione. A gamba tesa l'intervento di Di Pietro, ancora una volta dice l'ex PM, a colpi di legge ad personam alla lunga è riuscito a scamparla. Berlusconi a Villa Certosa ha seguito l'evento, probabilmente incollato alla TV ad assaporare dalle labbra di una donna almeno una delle parole che avrebbe voluto sentire. Le donne, ironia della sorte, protagoniste ancora una volta nella vita tumultuosa del cavaliere. Dalle labbra di un'altra donna, Ruby, penderà infatti presto il suo prossimo destino. Il processo lo attende tra poco ancora una volta a Milano. Lo sanno i suoi fans e i suoi detrattori, che impazzano su Facebook tra rabbia e ironia come questa. Ruby, scrive un utente, l'ultima speranza della sinistra italiana. Stanotte ad Arcore festeggiamenti da Mills e una notte. Ma scherzi a parte, è proprio questo il processo che sarà il vero incubo di Berlusconi.